Sempre. Ma adesso come si ferma sta Fiorentina? No, no, non si ferma. Siamo una buona squadra, siamo l'ottava rosa del campionato, faremo il nostro percorso e ogni tanto ci prendiamo qualche soddisfazione perché abbiamo un allenatore che è più bravo di tanti altri sostanzialmente. Però niente di clamoroso. Il Napoli, la Fiorentina ha semplicemente fatto la sua partita che fa sempre. Con i soliti errori, perché il Napoli ieri ha fatto gol perché l'abbiamo fatto fa noi, però la Fiorentina è questa qua, Antonio. Chi oggi si stupisce della Fiorentina, io dico sveglia, sono 3 anni che siamo questi. E quindi obiettivo resta la UEFA. Sì, è normale, i primi 6-7 posti. Certo. Allora, Francesco Beccia, visto che tu tifi Inter, ti faccio parlare del Milan. Ti aspettavi questo Milan in testa dopo 5 giornate, soprattutto dopo la scoppola del derby? Onestamente no, perché guardando le partite del Milan non mi ha mai convinto al 100%. Vabbè, tralasciando il derby che è stata una gara a senso unico, e non parlo da tifoso, penso sia abbastanza oggettiva la cosa. Anche le altre partite il Milan non mi aveva mai sorpreso per dominio, per carattere, anche se poi alla fine di misura oppure in qualsiasi altro modo la pagnotta l'ha portata a casa. Non so alla lunga se la rosa del Milan è una rosa competitiva fino a maggio per lo scudetto, però allo stato attuale Pioli si è dimostrato bravissimo a risollevare una squadra dopo un derby perso malamente, perché non è facile per nessuno provare a rimettere insieme i pezzi dopo il quinto derby consecutivo perso. Insomma, è una cosa che pochi allenatori sanno fare, in questo riconosco del merito a Pioli sicuramente. Rampanti, ti aspettavi, cioè, quest'estate rivoluzionano tutto, fanno una sorta di reset, spendono quasi 100 milioni, anche se ne prendono tanti dalla cessione del centrocampista. Ti aspettavi che subito avessero questi risultati? Io avevo pensato che magari sarebbero arrivati risultati, però più in là, perché comunque bisognava amalgamarli, questi ragazzi appena arrivati. Ti aspettavi che fossero qui primi dopo 5 giornate? E comunque non è sicuramente il risultato definitivo, come diceva Francesco. Sono d'accordo con voi, non me l'aspettavo. Mi aspettavo che avessero bisogno più di tempo per fare. Poi, giustamente, avete ricordato la grande scoppola che hanno preso nel derby. Infatti, io per il campionato vedo meglio l'Inter, per esempio. E quindi bisogna dare merito all'allenatore, ma anche ai giocatori che sono integrati subito bene e stanno facendo bene. Mi hanno sorpreso in positivo. Beati loro, insomma, io. Da tifoso di squadre dove ho giocato, come prima il Torino, poi ho simpatia per il Napoli, per il Bologna, io seguo molto tutte queste squadre perché mi sono rimaste un po' nel cuore. Beh, devo dire che Giovanni ti conosce bene. A Torino stava con Ferrini, Pulici, Fossati, Toschi, Claudio Sala, Moschini, che fu l'embrione che poi vinse lo scudetto nel 75-76. Mentre Sì, a guarda, Bologna io. giocava Guarda, io ho col padre avuto di Popovieri, sì, la con un fortuna, altro grandissimo Mauro Belluggi. ho avuto la fortuna di giocare insieme da grandi campioni. Io ricordo soprattutto i capitani di queste squadre. Io a Torino giocavo con Ferrini, a Napoli giocavo con Totò Iuliano. Insomma, io A cui facciamo tanti ho un auguri, però sappiamo grandissimo bel ricordo che non sta di. molto bene, Totò. Io ho un Davvero ci fa grandissimo bel ricordo dei compagni che avevo nel Napoli. Era fantastico quel periodo, abbiamo rasato lo scudetto per un punto, quindi ogni giorno ritrovarsi al campo era bellissimo. Quindi ci trovavamo anche mezz'ora, un'ora prima per fare il torello. C'era un amalgama fantastico fra di noi e c'era un allenatore che era sulla rampa di lancio. In quel momento Vinicio era consideratissimo, era uno dei primi allenatori d'Italia, aveva portato la zona, quella squadra giocava fantasticamente, ragazzi, non dimentichiamolo questo. Noi facciamo la zona in un modo meraviglioso, condotta da Purnis dietro, e poi le squadre che venivano a Napoli non avevano scampo, perché ci pressavamo, correvamo,
ci facciamo vedere, insomma, c'è una partecipazione totale di tutti in quella squadra. Io ho un gran bel ricordo, soprattutto dei giocatori, di compagni, di uomini in quel momento. Certo. Paolo, dove finisce il Milan secondo te, Paolo? Anche tu credi che ci vogliano ancora delle prove d'appello per definire se davvero è una squadra da vertice, da scudetto? Anche perché qualcuno sogna la seconda stella già a Milano, Seconda finisce il Milan. Io non mi faccio prendere delle facili entusiasmi, no? Ha vinto, a me il Milan non continua a non convincere. Sicuramente c'ha ottimi prospetti, non mi dispiacciono, perché davvero bell'impatto di Pulisic, Chukwueze comunque ancora non ha segnato, ma sta avendo un bell'impatto, però gli manca sempre qualcosina. E a Genoa ha vinto onestamente per un episodio dubbio, molto dubbio. Con me. Sono d'accordo. Dubbio. Molto, però dubbio. È strano che il VAR non veda quel fallo di mano, è scandaloso quasi. Non ci sono immagini, diciamo, chiare, non ci sono immagini chiare, comunque, non li avevano quelli del VAR, perché grazie Antonio, a te, io tirate... guarda, sfondi una porta aperta, mandami un'immagine chiara che si vede che la tocca col braccio, appunto. E stesso discorso non posso dire a più. Graziano Cesare a pressing ne ha fatto vedere almeno da 4. Graziano Cesare ha detto: secondo me la prende di mano, che è diverso da. Cioè, io ora non sfondi una porta aperta, per carità, no. Devo andare ma contro il quello che ha detto anche il direttore del Corriere dello Sport. Zazzaroni, sì. Ha detto che l'ha chiamato Mourinho. Che la prende di mano. Antò, io ti voglio bene, il VAR non va su il regolamento VAR, è un altro, il regolamento VAR è, ci deve essere un'immagine che dimostra al 100% che l'ha presa di mano, ad oggi non c'è un'immagine così, poi il Corriere dello Sport, Zazzaroni, secondo me, secondo te, al VAR, secondo me non conta nulla, l'immagine chiara che tocca con la mano c'è? No. Cioè, non... scusa, ma una palla che ti arriva in orizzontale, poi ecco. Casca per terra, dove bravo. Batte? È quello che ha detto Mourinho. Io volevo vedere a parti inverse se c'era rigore o meno. Sono d'accordo, no, a parti inverse è già capitato, il gol è stato convalidato, Udoji lo scorso anno. Episodio vero. Identico, uguale. Il VAR non è potuto intervenire perché ancora oggi non ci sono immagini chiare del tocco di Udoji. Non può essere vogliamo... 100%. Il regolamento è chiaro, cioè, poi vogliamo interpretarlo, va bene. Però Flavio, consentimi, quando hai un po' di esperienza, come stavo dicendo Rampanti, anche la dinamica ti aiuta. Perché un Antonio, pallone il regolamento, la legge non ammette ignoranza. Antonio, non c'è un secondo me, secondo te, no, sai, il regolamento no, dice... C'è un secondo arbitro, c'è il secondo arbitro, sei lui che decide. Quindi non, no, a un certo punto, esatto. Se avete sentito anche il capo degli arbitri quando ha parlato su Sky... La decisione finale deve prendere l'arbitro e l'arbitro in certe situazioni prende la decisione di non dartelo, in altre la prende per dartelo. Chissà come mai, a parte invertite, non so se non dava il gol. Ecco. A parte invertite è già successo però, è identico. Sì, non siamo nati ieri, guarda, sono anni e anni che sono nel calcio, purtroppo c'è questa situazione di sudditanza psicologica che hanno verso i top player. Certi arbitri. Quindi quando purtroppo... è successo all'Udinese contro il Milan, qual era la spiegazione lì? Ma la spiegazione dipende dagli arbitri, quelli che si fanno influenzare meno e quelli invece che hanno timore delle grandi squadre che sono intoccabili, hanno un certo timore e quindi non se la sentono di dargli contro, capito? È tutto lì, guardate che sono anni, sono decenni che io sono nel calcio, io ho 74 anni, sono entrato nel calcio che ne avevo 8 e quindi seguo domenicalmente, ormai gli episodi a favore delle grandi squadre blasonate e dare contro a quelle altre sono innumerevoli, quindi fai bene a ricordare qualche episodio. Ma quell'episodio che è uno contro 100. Io ecco. Sto parlando di quel
di quella tipologia di episodio che è successo. Sì, sì, ma sono episodi, sono episodi che deve decidere l'arbitro, e ti assicuro che gli arbitri, se vogliono fare carriera e andare a arbitrare in Europa, sì, ragazzi, loro si fanno loro il regolamento in campo, guarda, se lo fanno loro. Fabio, devo dirti che c'hai un tifoso in più, perché mi chiedi, sì, ho letto quando parla Fabio improvvisamente divento della Viola. Ho letto grande Michele. No, io per rispondere a Rosario, io sfondi una porta aperta con me, per carità di Dio, però l'episodio, io sono contro il Milan da tifoso della Fiorentina, ma lì il regolamento parla chiaro, in quei casi solo una chiara immagine che dimostra al 100%. Il dubbio che ti viene è che il pressing ce l'ha e il VAR no. Questo no, Antonio, io ho visto pressing, Antonio, ti voglio bene, ma anche Graziano Cesari non ha mostrato nessuna immagine in cui si vede al 100% il tono. Antonio, io ho visto un po' di gioco a Bonucci con Candreva sulla linea del... No, lascia se no si fa confusione, Paolo. No. Non andiamo su altre robe. No. La domanda è una. Tirate fuori un'immagine in cui si dimostra al 100% che te la mando stasera. D'accordo con te, Flavio, non c'è. Io sto dicendo. Non c'è, ragazzi, non è opinione. Riportiamo.